No, scusami, era un po' confusionario, ti rifaccio il vocale. Allora, lui poi mi ha rimandato la locandina ed è riccione. Io ho detto sì, va benissimo, è importante stare con te, forse invitavo pure degli amici. Poi mi ha detto, vabbè, io ho detto, non me l'aspettavo, sono senza parole. Io poi ho detto, come stai? E lui ha detto, non lo so. Ah, io ho detto, allora, senti, ma che ne dici se ci vediamo pure domani sera? Siamo messi insieme, organizzo tutto io, non fa niente, lo pago io, non c'è problema. E lui ha detto, ok. Eleonor, allora sono emozionatissima, io però sai, vado proprio, cioè, mi viene un po' di collanza, però sì, la ragazzi, sono felicissima, quando lui, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, questa è la parola, cioè quando ho letto il messaggio mi tremava la mano, non me l'aspettavo, ho detto, Dio mio, e allora posso fare una stesa di emergenza, cioè per sapere domani sera come andrà, e soprattutto a Pasquetta, come andrà, se staremo bene, sono troppo emozionata, ho proprio la testa nel pallone, oddio mio, sono felicissima, però tu mi dicesti che a Pasqua avremmo avuto un, che lui avrebbe avuto un richiamo, non ho parole, sei grandiosa, e allora vorrei sapere, poi più tardi, come sempre faccio il versamento, come andrà domani, e come andrà pure per Pasqua, sono troppo emozionata, tu che pensi, Eleonor, tu che pensi, e poi soprattutto Eleonor, non vedo l'ora pure di continuare, lo sai, di dare quel lavoro che uno mi possa, diciamo, avvicinarlo ancora di più a me, perché lui dicerà questo, ma lo sappiamo, perché le stesse sono sempre positive, mi sa, ma io vedi, non l'ho scritto, non l'ho niente, l'ho lasciato un po' stare così, e lui all'improvviso mi ha scritto, sono senza parole, e questo è sempre solo grazie a te, a tutto quello che, tutto grazie a te, grazie Eleonor, un bacio.